Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Ieri sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato alla gola in Piazza dei Martiri a Bologna, ora in gravi condizioni al maggiore. La polizia sta svolgendo le indagini, intanto tra i residenti cresce la paura. Piazza dei Martiri è come il Bronx, aiutateci, dicono ai microfoni della nostra emittente. Il sindaco Matteo Lepore chiama il prefetto e il questore e chiede che l'aggressione sia a tema della prossima riunione del Comitato di Ordine Pubblico. Giuseppe Sisti dell'associazione Via Petroni e dintorni accusa il comune di non risolvere i problemi di caos serale e notturno nella strada del centro cittadino. Come può il sindaco continuare ad ignorare una situazione che causa grave danno alla salute dei cittadini? Il mancato intervento del sindaco a tutela della salute dei residenti, dice, può configurare responsabilità di tipo penale, dice Sisti. Blitz all'alba del collettivo Luna, occupato l'istituto Santa Giuliana di via Mazzini 90 a Bologna, di proprietà di una congregazione religiosa. Il collettivo giustifica il gesto dicendo che a Bologna non c'è disponibilità di alloggi e che questo stabile potrebbe accogliere decine di senza casa, migranti e studenti che non trovano alloggio. In via Mazzoni, nel quartiere Savena, non è mai partito il progetto di recupero del mercato rionale. Negli anni molti commercianti hanno abbandonato la struttura, ma da più parti si chiede che venga rivitalizzata. Nel quartiere vivono molti anziani che possono raggiungere con difficoltà i supermercati. Al posto delle multe, lavori socialmente utili e in particolare in strada a controllare gli eccessi di velocità. È la proposta presentata oggi da Azione Rete Civica, che restano fortemente critiche nei confronti della decisione dell'amministrazione comunale sui nuovi limiti di velocità. Buongiorno, buonasera, benvenuti a ETG Bologna. Siamo ancora una volta ad aprire con la cronaca e con un episodio che crea apprensione nei cittadini bolognesi e sempre nella stessa zona. Siamo sempre nella zona stazione tra Piazza dei Martiri e appunto Viale Pietramellara, dove c'è Piazza 20 Settembre, dove c'è la stazione di Bologna. Proprio in Piazza dei Martiri ieri sera un uomo di circa 40 anni, 37-40 anni a quello che sono i dati in nostro possesso, è stato accoltellato ed è in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore. Si tratta di un cittadino marocchino, ma vediamo il primo dei nostri servizi con tutti i dettagli, curato da Maria Elena Mele. La mano appoggiata sul collo, il corpo tutto insanguinato, ferito che da lì a poco verrà soccorso dai sanitari del 118. L'uomo, un quarantenne marocchino, ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni serie. L'accoltellamento cui è vittima è avvenuto nella prima serata di giovedì 5 ottobre in Piazza Martiri, tristemente ridiventata uno dei luoghi più a rischio della città. Lo dicono i residenti e i commercianti che ogni sera all'imbrunire fanno i conti con la paura e l'insicurezza. Terra di nessuno, dicono. Sull'accoltellamento indaga la squadra mobile, cui agenti a distanza di ore sono tornati sul posto dell'aggressione per ricostruire la vicenda. Allo stato attuale sono poche le informazioni date dalla questura, se non che il quarantenne è stato aggredito in strada, dove sono ancora visibili le tracce di sangue, poi inseguito da una o più persone. Testimoni dichiarano che si trattava di un gruppetto di giovani stranieri ed è corso via verso via Antonio Gramsci, dove, dopo essersi appoggiato al muro, ha proseguito la sua corsa verso la galleria 2 Agosto, dove ha ricevuto le prime cure dai sanitari, nel frattempo allertati dai residenti che hanno sentito le urla. La questura sta svolgendo le indagini e sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire i motivi dell'aggressione. L'accoltellamento di un uomo in Piazza dei Martiri è un fatto grave in una zona sulla quale stiamo chiedendo alle forze dell'ordine particolare attenzione, perché numerose sono le segnalazioni dei cittadini per problemi di spaccio e di ordine pubblico, ha dichiarato in una nota la capo di gabinetto e delegata alla sicurezza del comune di Bologna, Matilde Madrid. Ci sono state altre reazioni dell'amministrazione comunale, ne parleremo tra poco, ma intanto, come avete sentito nel servizio, c'è molta preoccupazione tra i residenti e i commercianti che percepiscono l'insicurezza e cresce in loro la paura. Sentiamo allora cosa hanno detto.
È diventata una cosa invivibile, c'è una roba, tutti i giorni ne succede una, tutti i giorni. Addirittura hanno spaccato tutti i lampioni anche davanti a casa mia, l'hanno spaccato, ho dovuto montare a mie spese 1500 watt di lampione per far sì che la gente se ne andava, si mettono davanti, spacciano, e spaccano le macchine, fanno di tutto. Ma mi viene a casa la ragazza di sera, la devo accompagnare io, devo venire a casa per farla entrare in casa e non si vive più. E il giorno è abbastanza tranquillo e quando arriva il crepuscolo alla sera qui si trasforma e diventa un ricettacolo di persone di dubbia provenienza, di dubbia moralità e senza tetto e che arrivano, bivaccano, litigano, si ubriacano, si drogano e quindi questo fa scaturire poi delle situazioni veramente a rischio. Non, per me non ci sono qua le forze dell'ordine, non esistono, quindi non devo dire nient'altro. È preoccupato? Moltissimo, perché ormai sta dilagando tutta la zona. La situazione era migliorata, adesso purtroppo si vede che c'è molto un movimento strano e siamo arrivati a questa situazione. E siamo molto preoccupati perché anche con quella faccenda di quella gru si è aggravata il posto d'ombra e quindi trafficano in droga. Bisognerebbe che ci fosse una protezione continua. Praticamente, non solo nelle ore di apertura, perché quando c'è delle ore di apertura c'è del movimento, c'è gente, quindi con la gente non si vede niente. D'altra parte Piazza dei Martiri è diventata proprio tipo Bronx, abbiamo sempre una gran paura e veramente bisognerebbe fare qualcosa, che almeno il sindaco ci desse una mano. Ci sono stati qua i presidi delle forze dell'ordine, secondo lei sono stati sufficienti, devono essere? No, assolutamente non sono stati sufficienti, anche perché appena se ne andavano già cominciavano di nuovo con lo spaccio eccetera eccetera. Ma appena girano l'angolo ritorna tutto come prima purtroppo. Aiutateci per piacere, abbiamo proprio paura a aprire e a chiudere noi qua in Piazza dei Martiri, degradatissima come zona. E il sindaco Matteo Lepore è attualmente in missione istituzionale in Albania, appena saputo dell'accoltellamento in Piazza dei Martiri, ha telefonato al prefetto Attilio Visconti, al questore Isabella Fusiello, insieme hanno deciso che il tema sarà trattato nel prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il primo cittadino sta seguendo l'evolversi della vicenda ed è fiducioso sul lavoro delle forze dell'ordine insieme all'assicurazione che ci sarà massima collaborazione, ha detto Lepore. E proprio il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, che abbiamo appena sentito chiamare in causa una telefonata con il sindaco Lepore, questa mattina è intervenuto ai nostri microfoni su un altro tema caldo di questi giorni, cioè l'emergenza migranti e l'accoglienza presso le strutture preposte anche a Bologna. Sentiamo. Io posso dire che stiamo lavorando sempre con grande impegno, la mia struttura è a 360 gradi al servizio di questa emergenza e di questa esigenza e stiamo dando un grande contributo nella gestione dei CAS sia direttamente che indirettamente a fianco agli operatori che lavorano dentro i CAS e devo dire che stiamo garantendo agli immigrati le migliori condizioni possibili di assistenza e di permanenza sul nostro territorio. Io il termine aumentare, diminuire, non so che cosa si possa attribuire, a che parametro si possa attribuire. Noi siamo impegnati nell'accoglienza, quando arrivano gli immigrati noi li sistemiamo nei nostri CAS sul territorio, quindi la distribuzione viene fatta con il giusto criterio dell'accoglienza diffusa e quindi li ripartiamo sul territorio regionale a seconda quelle che sono le quote e teniamo per Bologna le quote che competono a Bologna. E ieri sera proprio al CAS di Via Mattei ci sono stati momenti di tensione tra gli ospiti e le forze di polizia. Secondo il coordinamento migranti di Bologna, che ha pubblicato sui social il video, l'intervento dei carabinieri e della polizia è avvenuto dopo la manifestazione dei migranti promossa per denunciare le condizioni invivibili del centro. Gli stessi attivisti del coordinamento migranti hanno parlato di razzismo istituzionale della prefettura di Bologna.
Botta e risposta tra la vice sindaca Emily Clancy e Giuseppe Sisti, invece rappresentante dell'associazione Via Petroni e dintorni, sulla mala movida, cosiddetta mala movida della strada del centro cittadino, cioè Via Petroni, in particolare dopo il recente episodio in cui un'ambulanza, a causa del caos nella piazza, non è riuscita a raggiungere una persona che si era ferita ad un piede, ma apprendiamo appunto, e lo scopriamo in questo servizio, che le cose non sono andate esattamente così. Riccardo Borsari. Non è vero che l'ambulanza non sia riuscita a raggiungere la persona ferita in via Petroni a causa della movida, si è invece fermata per permettere ai sanitari di portare a termine l'intervento. È la spiegazione della vice sindaca Emily Clancy sull'episodio segnalato con questo video da un residente in via Petroni, il quale la notte fra il 3 e il 4 ottobre scorsi aveva assistito alla scena ritenendo che l'ambulanza non fosse riuscita ad arrivare sul posto a causa del caos. Per la Clancy è necessario evitare allarmismi, anche se l'amministrazione sta effettuando un monitoraggio costante anche con gli street hosts, le nuove figure di operatori sociali che verificano le emergenze in piazza Aldrovandi e via Petroni. Ma per Giuseppe Sisti, rappresentante dell'associazione Via Petroni dintorni, l'impegno del comune è insufficiente. Come può la vice sindaco di Bologna, Emily Clancy, tacciare i residenti di Via Petroni di allarmismo ingiustificato, irridendo così alla perdurante e insopportabile sofferenza di tanti suoi cittadini? La situazione di grave danno alla salute, al decoro e alla sicurezza dei residenti è conclamata, ampiamente documentata e non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni. È una grave mancanza di rispetto tentare di minimizzare o banalizzare quanto succede nel centro storico della città, al di là dei singoli episodi e delle irrilevanti sfumature di circostanza. Ha mai provato Emily Clancy a transitare il venerdì notte in auto per via Petroni o per piazza Aldrovandi? Ha mai provato a chiamare un taxi o farsi portare da un taxi in quelle zone? Forse anche tutti i taxisti di Bologna sono allarmisti ed in malafede. Come può il sindaco e la vice sindaco continuare ad ignorare una situazione che arreca grave danno alla salute dei cittadini, senza porre in atto urgenti misure di contenimento? Sottolineiamo che il mancato intervento del sindaco a tutela della salute dei cittadini può configurare responsabilità personali che possono assumere anche rilievo di carattere penale. Alla lamentela dei vicini per il volume alto ha risposto mostrando la pistola risultata finta. Un 22enne rumeno è stato denunciato dai carabinieri di Crespellano. L'episodio è successo mercoledì sera, poco prima della mezzanotte, in un condominio della Valsamoggia, nel Bolognese. A seguito della perquisizione nell'abitazione del 22enne, i militari hanno trovato e sequestrato due pistole finte e sprovviste del tappo rosso, una riproduzione della storica rivoltella Colt Single Action Army e una riproduzione della Beretta 92SB, come quelle in uso alle forze di polizia. Blitz all'alba del collettivo Luna per occupare uno stabile di proprietà della congregazione religiosa, la struttura però si trova in via Mazzini. Il collettivo con questa azione vuole evidenziare il problema casa a Bologna. Negli spazi per ora saranno ospitati senza casa i migranti e gli studenti che non trovano alloggio. L'intervista di Riccardo Borsari. Allora, l'occupazione scattata all'alba con quali obiettivi? Allora, questo è uno spazio di proprietà della Chiesa, in precisione della Congregazione delle Sore Mantellate, è stato dismesso e messo in vendita da parte della proprietà per fare cassa. E, noi crediamo che spazi come questo, enormi, abbiamo contato una settantina di posti letto pronti ad essere utilizzati, non possono essere venduti, non possono essere potenzialmente pronti ad una gestione speculativa, ma debbono essere ridestinati a chi sta cercando la casa. In particolare a chi sono destinati secondo voi questi spazi? Allora, la fascia sociale che sta cercando casa a Bologna è più ampia che mai. Sono studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici precari della città, persone migranti. Vediamo anche la situazione al Mattei, qual è con 800 persone nelle tende del cast di via Mattei.
Quindi la fascia sociale che cerca casa è molto, molto ampia e noi siamo aperti a tutti, insomma. Noi crediamo che, noi come ben detto, siamo disponibili a parlare con tutti, con forze sociali, istituzioni, proprietà e via dicendo, perché questo stabile torni, questo stabile come altri tornino, diciamo, nella disponibilità delle città, della città e di chi cerca casa. Noi cerchiamo un piano politico chiaramente che è di mediazione e di interlocuzione, perché il problema della casa e dell'abitare è politico. A Bologna, come in altre città italiane, sono tornati in strada i giovani di Fridays for Future, gli attivisti in occasione dello sciopero del clima. Questa mattina centinaia di studenti e studentesse hanno sfilato, li vediamo, per il centro, partendo da Piazza San Francesco, hanno attraversato via Ugo Bassi, via Rizzoli e Piazza Maggiore, a questo si riferiscono le immagini, per poi chiudere il corteo in Piazza Verdi, uno sciopero contro il negazionismo del governo in tema di ambiente e per rivendicare come noi siamo per la transizione ecologica, dicono i ragazzi. I giovani nel corso della manifestazione hanno parlato anche di mobilità sostenibile, si sono domandati come non si investa sulla rete di trasporto pubblico che invece deve essere il fulcro della transizione ecologica, mentre a Bologna si investe su misure come il passante di mezzo. A sfilare insieme a loro era presente anche una delegazione di operai della Marelli, che è stata chiusa due settimane fa, come sappiamo. Adesso la vertenza è stata in qualche modo... si sta instradando verso soluzioni possibili, la chiusura è stata sospesa a tempo indeterminato e quindi, insomma, si attende e si spera in eventi positivi. Questi invece i ragazzi di questa mattina in Piazza Maggiore. A poca distanza da Piazza Maggiore sono state consegnate questa mattina, in particolare in prefettura, 25 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e una medaglia d'oro per le vittime del terrorismo. Per noi c'era Giuseppe Pilloni. Consegnate questa mattina 25 onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e una medaglia d'oro per le vittime del terrorismo. La cerimonia si è svolta in prefettura. Questa era la cerimonia che doveva essere fatta in primavera. Poi voi avete saputo, abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto, avete saputo che avevamo rimandato, ma non pensavamo che poi i lavori per le relativi alla ricostruzione, alla ripresa dell'attività in quelle terre fossero così impegnativi, quindi abbiamo dovuto rimandarla ancora. Poi è arrivata l'estate, finalmente ce l'abbiamo fatta. È sempre un momento molto delicato e importante questo nella storia, diciamo, della democrazia italiana, perché è il momento in cui il Capo dello Stato consegna attraverso i prefetti i diplomi, i riconoscimenti di merito della Repubblica Italiana nei vari gradi, e sono testimonianze queste di altissimo impegno, di doveri, di dedizione al lavoro, al prossimo, alla solidarietà in tutti i campi. Sì, un doppio onore per l'onorificenza che gratifica un funzionario della Repubblica in maniera importante, soprattutto perché ho avuto il privilegio di averla qui a Bologna, in Emilia Romagna, dove ho avuto modo di fare il mio servizio per anni. Si tratta di una chiusura di un centro che mi rende, oltre che orgoglioso, particolarmente soddisfatto. Sono molto affettivamente legato a questa regione. Ma devo dire la verità, è stata una bella soddisfazione, tra l'altro giunta in attesa, perché mai avrei pensato che sarebbe toccata a me, insomma, ecco. Però nel momento in cui ho saputo di questa cosa mi ha fatto un gran piacere, e credo che un bel pezzo di merito di questo riconoscimento vada a tutto il mio comando, insomma, ecco, ai miei ragazzi, ai miei collaboratori che, insomma, negli anni hanno costruito un'organizzazione, il Corpo di Polizia Locale Reno Galliera, che si fa riconoscere, ecco, nel territorio metropolitano, ecco. Quindi sono soddisfatto anche perché è un riconoscimento che va alla categoria, insomma, ecco, non solo a me. Sì, sono molto emozionata per questo riconoscimento e soprattutto devo tutto alla mia amministrazione, per la quale svolgo con onore e con grandissimo senso d'appartenenza la professione forense di difesa dell'interesse pubblico in primo luogo. Un riconoscimento che fa onore soprattutto anche a chi indossa una divisa, come sempre. È un riconoscimento che emoziona, soprattutto per chi, come noi, ha avuto la fortuna di superare periodi e anche momenti brutti come quelli del Covid. E ringrazio quindi sia la città di Bologna, il prefetto e chi
ha concesso questa onorificenza. Era seduta sul davanzale della finestra di un appartamento al terzo piano con le gambe nel vuoto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno salvato una ragazzina che voleva suicidarsi. È accaduto lo scorso 4 ottobre a Castelmaggiore, quando i carabinieri sono stati informati che una giovane stava per lanciarsi dalla finestra di un palazzo condominiale. Arrivati sul posto, i militari sono entrati nell'abitazione dell'adolescente e l'hanno tratta in salvo. Soccorsa poi dai sanitari del 118, la ragazzina, che non è stata denunciata, è stata trasportata in ospedale soltanto per accertamenti. Torniamo a Bologna, andiamo invece adesso in via Mazzoni, siamo nel quartiere Savena, dove era stato assicurato dal comune un intervento per rivitalizzare il locale mercato, ma fino ad ora a quanto pare non è stato fatto nulla, almeno questo ci hanno detto oggi i commercianti, appunto, coloro che lavorano in questo mercato rionale. Andiamo a vedere. Mercato rionale di via Mazzoni, il problema è che molti banchi chiudono, molti banchi sono stati chiusi, non hanno riaperto, eppure la clientela ci sarebbe, sono tutti gli anziani che abitano qui attorno, qui è un quartiere popolare, ci sono i supermercati grandi, però per gli anziani sarebbe il caso, insomma, di riaprire questi spazi. Sarebbe il caso di riaprire questi spazi perché verrebbero comunque attirati in un mercato che è bello, che è storico, che è qui da sempre, con dei commercianti con cui avrebbero anche un rapporto umano, cosa che nei supermercati non succede, con comodi parcheggi sotto casa. E il problema è che qua si perde il giro perché i negozi restano chiusi e il comune non fa nulla, purtroppo. Voi però avete chiesto al comune di intervenire. Esatto, noi abbiamo chiesto diverse volte negli anni al comune di intervenire, ma purtroppo non ci sono state risposte, infatti i negozi continuano a restare chiusi. Io vedo questo spazio buttato via, sia per noi commercianti che per la gente che abita in questo, che è un quartiere popolare. E quindi la clientela ci sarebbe? Clientela ci sarebbe, bisognerebbe un attimo rivitalizzare l'ambiente per attirarla di nuovo. Il quartiere Savana è il quartiere con più persone a Bologna sopra gli 85 anni. Queste persone stanno a cuore chiaramente a tutti, avere dei negozi sotto casa, non dover attraversare magari strade, stradoni come abbiamo qua, quindi evitare anche qualche pericolo sicuramente agevolerebbe queste persone. Sì, era il 2020 quando l'allora assessore Tini al commercio aveva promesso il rilancio dell'area, le risposte erano state importanti da parte della cittadinanza, da parte di potenziali esercenti che avevano l'interesse di insediarsi in questa zona, ma da allora non si è più fatto nulla. Chiediamo alla giunta, che è la continuità della giunta precedente, di portare avanti quell'impegno preso per il bene non solo appunto di chi lavora in quest'area ma anche di tutta la comunità. Anche noi ci faremo carico di questa istanza, di questa richiesta, la porteremo nelle sedi consiliari per rimettere al centro anche quello che è un commercio di prossimità che il comune a parole vuole promuovere ma coi fatti abbandona. Continuiamo a parlare di amministrazione, città e Città 30, un tema molto dibattuto perché Azione e Rete Civica hanno presentato oggi un voluminoso dossier contro questo provvedimento, la Città 30, la Bologna 30, e hanno presentato invece una proposta che potrebbe scattare sia che si vada avanti con questa forma di divieto, anzi di limiti di velocità diffusi su tutta la città, sia in caso di un clamoroso ripensamento dell'amministrazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel servizio di Giuseppe Pilloni. Al posto delle multe, lavori socialmente utili, in particolare in strada, a controllare gli eccessi di velocità. È la proposta presentata oggi da Azione e Rete Civica, forse entrambe critiche rispetto alla Città 30 voluta dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Le due forze politiche hanno presentato oggi un voluminoso dossier contro il progetto del Comune. Allora, è emerso intanto che i dati che sono stati utilizzati e sono stati pubblicizzati, sono dati che comprendono anche l'incidentalità sulla tangenziale, sull'autostrada, e quindi sono dati non realistici al 100%. Inoltre il dato più interessante che emerge è il fatto che gli incidenti del passato che sono stati recepiti sulla zona 30 e la zona 50 non danno questa differenza di incidentalità come si prevede di fare invece di realizzare in futuro con questo provvedimento. Quindi non c'è nessun vantaggio, diciamo? Assolutamente, anche questo è anche dimostrato dai dati delle città europee
che già hanno messo in campo questa attività, dalle quali si evince che i risultati non sono così positivi come ci si aspettava, anzi il dato invece realistico che è emerso è che le sanzioni invece quelle pioveranno copiosamente. Ma allora, considerato il fatto che il Comune parte dal concetto che la città 30 deve essere anzitutto una filosofia di vita generale che deve portare sicurezza e che dietro a questo progetto non c'è una volontà di punire, di fare cassa, allora noi proponiamo una cosa molto, molto semplice a livello normativo attuabile con una semplice delibera. Proponiamo al Comune di convertire le multe elevate per questi eccessi di velocità in un lavoro socialmente utile, così come avviene in molte città europee. In particolare proponiamo al Comune di creare delle comunità di controllo della velocità che potrebbero portare i cittadini puniti, sanzionati, che in alternativa al pagamento di una sanzione possono prestare la loro attività come volontari per controllare a loro volta gli altri utenti della strada. Questo sarebbe veramente un segnale che innanzitutto il Comune non ha intenzione di fare cassa su questo provvedimento e soprattutto coinvolgere i cittadini in una misura che a oggi è poco comprensibile dagli utenti. Cambiamo argomento perché il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha presentato ieri sera il suo ultimo libro intitolato Scoperte e rivelazioni, caccia al tesoro dell'arte. Lo ha fatto a Bologna, a Palazzo Boncompagni, nel bellissimo Palazzo Boncompagni che si trova in Via del Monte, nel centro della nostra città. Vediamo. Scoperte e rivelazioni, caccia al tesoro dell'arte, è il titolo dell'ultimo libro di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla cultura lo ha presentato a Palazzo Boncompagni, un viaggio alla scoperta delle bellezze più rare, nascoste e sconosciute ai più. Il libro raccoglie degli studi fatti nel corso degli anni su opere d'arte sconosciute, da cui il titolo Scoperte e rivelazioni, che si configurano come una caccia al tesoro dell'arte. Come si vede in questo palazzo, in cui siamo stati in una stanza dove erano due grandi teleri sconosciuti, abbiamo, pur nella consapevolezza molto puntuale del nostro patrimonio e anche dell'evidenza per esempio di un palazzo come questo, una serie di cose che sono state studiate marginalmente, quindi consentono di trovare opere d'arte e fare attribuzioni che talvolta sono di nomi molto molto disonanti come Leonardo o Raffaello, talvolta sono invece autori meno conosciuti ma che consentono una prospettiva nuova nella storia dell'arte. Quindi è il divertimento, è il diario di un viaggiatore che trova e racconta cose scoperte. Quindi un libro anche divertente che non serve leggere dall'inizio alla fine ma andando a cercare quello che incuriosisce, quello che ognuno vuole conoscere meglio nell'arte antica e anche nell'arte moderna, dell'arte diciamo del Novecento. Quindi è stata una delle ricerche per fare un libro più legate alla storia della mia giornata, che è fatta appunto di continuo muoversi per verificare, accertare, capire, trovare cose nuove. Quindi è una guida a un'Italia che non c'è, che poi invece appare esserci. Adesso una breve pausa e poi torniamo a parlare ancora di altre notizie, tra poco. L'intestino è il tuo secondo cervello. Mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata. Probioticamente. Gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale. Un nuovo probiotic Mio. Rafforza le tue difese immunitarie. Da Pulpharma in farmacia. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06.
Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma, in farmacia. Da più di 50 anni, Materassi Barone fa dormire bene i suoi clienti. La vasta scelta di materassi, reti, letti e cuscini delle marche migliori al mondo, abbinati a una consulenza professionale e specializzata, è garanzia di un sonno ristoratore e rivitalizzante. La consegna è gratuita, servizio smaltimento del vecchio, finanziamenti senza interessi e 100 notti di prova. Tutto questo lo trovi solo da Materassi Barone, specialisti del riposo, a Bologna, Castel San Pietro Terme, Casalecchio di Reno, Faenza. Consento, finalmente ci sento. Chiama il nostro numero verde per un appuntamento domiciliare gratuito in tutta Italia. Sento ha la soluzione giusta per qualsiasi problema uditivo. Un'assistenza attiva 24 ore su 24. Formule di pagamento personalizzate ed è gratuito per gli aventi diritto all'esenzione ASL. Consento, finalmente ci sento. A Bologna c'è un luogo unico per dare spazio allo stare insieme. Al benessere. Al tuo stile. Al tuo svago e alla solidarietà. Al gusto. Diamo spazio al tuo tempo. Al centro commerciale Via Larga e Spazio Conad. A Bologna in Via Larga 10. Le 20 buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulpharma, in farmacia. Nuovo studio con ETG per parlare di basket e dell'esordio amaro per quanto riguarda la Virtus Bologna in Eurolega, sconfitta in casa al Paladozza per 79-82 dai lituani dello Žalgiris Kaunas, una gara che sembrava essere in controllo, sotto controllo da parte della Virtus, che è stata invece ribaltata, superata all'ultimo quarto. Il servizio di Luca Pinkerle. Illusione Virtus, sconfitta all'esordio in Eurolega contro lo Žalgiris di Kaunas per 79-82. Fatidico l'ultimo quarto targato Evans, che ha ribaltato l'inerzia di una gara fino a lì, tutta bianconera. Davanti agli occhi di Joy Saputo, patron rossoblù, e di Massimo Zanetti, la prima Virtus europea della stagione inciampa nei propri limiti e al Paladozza lascia l'occasione per iniziare bene la campagna con il piede giusto. Per tre quarti intensità, energie e bei canestri. Nel primo tempo un ottimo esordio di Dobrić, che alla primissima in maglia Virtus ha mostrato i colpi del suo repertorio dopo un mese di stop. Con personalità anche Miki e Schengelia, rispettivamente con 18 e 17 punti, e dopo un inizio lento hanno trascinato la Virtus, che nel secondo e nel terzo quarto è stata in grado di allontanare lo Žalgiris per due volte con un netto più 15. Nell'ultimo quarto però sempre meno lucidità per la Virtus, che per 5 minuti non ha segnato e ha finito per subire il ruggito di Schmitz e di Keenan Evans, che ha chiuso con 25 punti messi a segno al ritorno dal lunghissimo infortunio. Serve un livello di conoscenza reciproca superiore. Meno talento individuale, che nel corso della gara è risultato decisivo e negativo, ma è solo all'inizio, ci si conosce poco. Banchi lo sa, c'è tutto il tempo per rimediare al primo stop in un calendario che sembra essere alla portata. Era questa l'ultima notizia, il nostro telegiornale si chiude qui, vi ricordo questa sera in prima serata qui studio a voi stadio, con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.